Nonostante la pioggia e il forte vento, un gruppo di cittadini stanchi della sporcizia lasciata dagli zingari e non solo che sostano nella zona industriale di Noventa di Piave ha deciso di rimboccarsi le maniche e ripulire la zona. Abbiamo deciso di fare questa cosa tutti assieme e per ripulire la zona, per avere un ambiente migliore dove lavorare e perché i nostri imprenditori abbiano un ambiente migliore dove lavorare. E tra l'altro questo è un terreno privato e che non ha nessuna colpa, ma è stato soggetto in questi anni all'abbandono di rifiuti. Il problema in via Pitagora non riguarda solo i rifiuti. Ci sono anche delle manomissioni per quello che riguarda anche le proprietà private. I cancelli vengono manomessi, vengono tolti, vengono sradicati e depositati lungo le recinzioni. Anche gli idranti vengono manomessi e vengono lasciati aperti in modo che l'acqua corra per giorni, giorni, giorni. Imprenditori della zona, ma anche rappresentanti politici di Noventa e San Donà di Piave si sono dunque uniti per dimostrare che volere è potere. Che questo è un obbligo da parte di tutte le amministrazioni comunali, perché una zona industriale pulita rappresenta anche delle belle aziende e purtroppo vedere questo scempio non è proponibile. Vogliamo dare un segnale forte e unitario di intervenire nel territorio, perché non possiamo più sopportare un degrado di questo tipo. È assolutamente insopportabile. Più volte l'amministrazione è stata messa al corrente della situazione, ma a distanza di anni non è cambiato nulla. Abbiamo fatto tanti incontri in comune, incontri anche con imprenditori, perché oltre qua all'immondizia queste persone vengono all'interno delle aziende, chiedono, fanno come se fossero casa loro. E purtroppo non siamo riusciti ad avere un intervento decisivo. In circa 4 ore sono stati raccolti una decina di sacchi. I cittadini però annunciano che non finisce qui, che torneranno per completare il lavoro, lanciando un appello a coloro che vorranno unirsi per il bene di tutta la comunità.